Ciao a tutti ragazzi, purtroppo oggi il tempo non è dei migliori, c'è un pochino di pioggia, un po' non pioggia vera e proprio, un po' di umidità, quindi siamo per il momento qui alla Customs House e poi ci sposteremo all'osservatorio di Sydney, così vado a fare qualche attività al coperto. La Customs House, come potete sentire dal rumore, è situata vicino a Circular Quay, che è praticamente la zona nel cuore di Sydney. È un must per tutti i visitatori. Perché questo? Intanto ha un'architettura molto bella già da fuori e anche all'interno è ricca di sorprese, ma al piano terra c'è l'attrazione principale, ovvero la possibilità di camminare su un pavimento di vetro con ai propri piedi un modello in scala della città che è stato realizzato nel 1998. Quindi direi di entrare e dare un'occhiata. Interessante appunto dal punto di vista architettonico, questa per esempio è all'interno la scala elicoidale. Spero che la Customs House vi sia piaciuta, io nel frattempo mi sono spostata, sono salita sull'Observatory Hill, che è la collina su cui appunto c'è l'osservatorio. L'osservatorio è stato costruito nel XIX secolo e si trova appunto su questa collina da cui si gode di un panorama stupendo che adesso vi faccio vedere perché è veramente mozzafiato nonostante non ci sia proprio un bel tempo. Guardate, qui c'è l'Harbour Bridge e ve lo godete proprio alla grande nonostante la pioggia. Al momento appunto è una sorta di museo dell'astronomia. L'accesso durante il giorno è gratuito, ma io vi consiglio di spendere una decina di dollari per il tour di 30 minuti, penso che ne valga la pena perché potrete appunto accedere al planetario e al telescopio con qualcuno che ne sa di astronomia. Mentre per la notte sono disponibili su prenotazione i tour di 2 ore, anche questi ovviamente a pagamento. Adesso sta aumentando la pioggia, quindi direi che è il caso di entrare e farsi il tour. Ancora funzionante in Australia, che è stato installato nel 1874 per osservare il transito di Venere. Purtroppo oggi sono arrivata in ritardo e quindi non erano già tutte prenotate le visite guidate, quindi diciamo che ho risparmiato 10 dollari. Mi dispiace però, perché comunque sì, avrei voluto vedere il planetario e appunto. In ogni caso, però, comunque sia, non pensavo che si potesse vedere il telescopio più antico e funzionante ancora in Australia. Questo, diciamo, mi è andata bene, perché l'ho visto. Adesso sono sul terrazzino qui al primo, secondo piano, non so perché, non so nemmeno che piano sia. Quindi. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo che se vi è piaciuto potete lasciare un like e anche condividerlo.
Se invece avete qualche curiosità da chiedermi, potete lasciarla in un commento, potete scriverla in un commento. Vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social, dove potete seguirmi in diretta su con quello che faccio. Detto questo, io vi saluto, vi faccio vedere uno scorcio che c'è qui dalla baia di Sydney. Qui vedete un pezzettino di Harbour Bridge. Adesso si alza il vento, quindi direi di lasciarvi, tanto sicuramente non mi sentirete più. Ciao!